È mezzo, poi lui si vedrà bene. Qua ce n'è una e qua ce n'è un'altra. E là c'è la trangona. Quello potrebbe essere il buon pacifismo. Però Bush lo fa nel nome della pace. Una cosa giusta che ha detto l'onorevole ieri è questa, dice, ma perché? Ora che poi parliamo, ma se per caso non si scuola, che si detto, no, voi qua non fate niente, che cosa contava la possibilità? Ricordati che l'ultimo trattato delle basi del sorvolo l'ha fatto da Lema, quello il trattato è molto anteriore, sì, ma l'hanno dovuto ritrattare dopo la strage del Cernisco. Non è vero, infatti lui ieri non ha smentito, l'ha detto anche lui. Come no? Allora vatti a informare. Informati bene. I trattati come ce l'abbiamo noi in Italia, ce l'hanno negli altri paesi, altrimenti hai detto no. In Italia, la Germania gli ha dato le basi del sorvolo. La Francia non gli ha dato le basi di fino là. Ieri il Ministero degli Esteri ha espulso quattro diplomatici legali. Giusto. Che voi parlate tanto di ascoltare il Papa e sono stati proprio i servizi segreti del Vaticano che l'hanno messo. Hanno preso il sismo e gli hanno detto controllate quei quattro. Non hanno chiuso la macchina. Queste sono cose che fanno sapere a te. Perché non ci credo? Perché sono arrivati i missili Scud, hanno detto che i missili Scud, ieri almeno un generale americano ha detto no, i missili Scud non è arrivato nemmeno ora. E già la prima immagine, la prima notizia che hanno dato è quella che Saddam Hussein aveva tirato i missili Scud in Iraq. Perché secondo lui le armi chimiche non ci sono. Andatemela a prendere, ma ci crediamo. Lui ha detto di averla. Ascoltami, se io ti dico chiudi a questa sigaretta, dopo Gentiano non dopo posso chiudere, gliela date la notizia. Tutti i primi francesi. Allora, ma ci buttare un reattore nucleare in buona fede e se li hanno installato. Devi fare din don appena prima di parlare. E ti siedi. Non mi posso dire che però. Tipo porta a porta, non so. Ma ci pista il governo. In Costa d'Avorio l'altro giorno un presidente democraticamente eletto arrivava a uscire un picchiavo della coppa da ovunque uscire e ci disse di notare francesi non scontarsi non cambi i francesi hanno fatto era stato sempre un stigma dopo Maranai inglesi e francesi un stigma dopo Maranai i francesi vai in Francia, chiedi la notizia, chiedi l'informazione, lo mandano a Lione da Parigi. Difatti oggi per me sono inglesi, perché sono pacifisti. Tedeschi magari. Ma infatti, inglesi sono sempre loro. Infatti gli alleati lasciano. E gli olandesi hanno inventato lo stesso. Sono sul bello paese, non c'è mai. L'Olanda che è stata la prima nazione a fare il commercio di schiavi. Si deve discutere fino alla fine, non è stato fatto la curiosità. Deve discutere fino alla fine. Ma se c'è mettere lì sotto? Luca c'è un'altra mozione. Che cosa Gianluca Cannova ti butta a fungo, ti batte a funge. Attenzione in prenotazione col tuo. Facciamo la funge più grossa. Saretto c'è la più grossa la funge? Però c'è il mento più. No, perché c'è, ti aspetto un e non c'è il blocco che. Antonio! Sì, praticamente era nuovo, ora non si sa. Ce ne sono un mare, c'è tutta la cosa piena. Dove sono le uscite?